Michele Tronca, organizzatore con la tua famiglia del torneo Madonna del Carmine, siamo giunti alla 27ª edizione, è sicuramente la manifestazione più longeva sul territorio regionale. Credo di sì, forse ce ne sarà qualcun'altra, ma si saranno fermati, non ricordo. Noi sono 27 anni, come dici tu, siamo fieri di portare avanti questa manifestazione. Iniziò papà, io avevo 5-6 anni qui al Po, c'era ancora in terra battuta. E dopo tante edizioni che sono cambiate nel corso degli anni, calcio 8, calcio 5, calcio 11, finalmente abbiamo un impianto sportivo all'avanguardia e quindi è giusto essere tornati qui. Ecco, una manifestazione nel segno della continuità, nonostante i problemi legati soprattutto al Covid, cosa vi ha spinto e vi spinge a fare tutto questo? Sì, nel 2020 siamo stati costretti a fermarci perché le regole questo ci dicevano. Lo scorso anno siamo ripartiti con quattro squadre composte totalmente da riccesi, erano circa 100 riccesi che hanno calcato il sintetico del Poce. È stato bello perché le famiglie sono venute a vedere i mariti, i figli, i nipoti. È stato un riprendere da un momento buio e quest'anno, diciamo, abbiamo riproposto quasi la stessa formula, allargando in parte a due giocatori provenienti da paesi diversi da Riccia, così diciamo per ampliare il pacco giocatori e avere, diciamo, un livello forse un po' più elevato. Con la finale ci sarà come di consueto nel giorno della grande festa a Riccia la Madonna del Carmine, un insieme di emozioni e sensazioni positive. Sì, il popolo riccese è molto fedele alla Madonna del Carmine, la nostra copatrona da lontano 95 e quindi un torneo sportivo lega a questa fedeltà che ha il Riccese a livello religioso. Infatti il 16 di ogni anno la gente che viene a guardare la partita è diventato un qualcosa di storico ormai, e quindi è un appuntamento fisso dell'estate riccese.